Allora, buongiorno a tutti. Buonasera a tutti, buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar di 3D Library. È un webinar che facciamo con il dottor Vito Tarantini e quindi riservato alle opzioni. Per coloro che ci conoscono già, sapete che il dottor Vito Tarantini è il nostro esperto in opzioni e il sito dove il dottor Tarantini formula tutta la sua didattica è strategieinopzioni.it. Ora, questo sito è stato lanciato quasi 3 anni fa e piano piano è cresciuto. Quando dico piano piano, lo dico invece, vorrei dirlo gridandolo, perché rispetto a tanti altri siti dove ci sono fenomeni di performance mirabolanti, questo è un sito che ha tantissimo materiale didattico, e scusatemi, io sono di 3D Library, faccio libri, quindi so cosa vuol dire avere tanto materiale didattico e qui ce n'è una marea ed è del materiale didattico autorevolissimo. Sono anni che lavoro in questo settore, quindi ripeto, vorrei dirlo gridando perché ho visto moltissime cose e ho visto parecchie cose così così. Io ho visto cose molto autorevoli, quindi lo dico con molto orgoglio, strategieinopzioni.it è un sito didattico autorevole e di grande spessore. E qui questa sera il webinar ci farà vedere un po' tutto questo fuoco che c'è dentro strategie in opzioni. Io non voglio rubarvi altro tempo, ma mi inserirò durante questo webinar perché ci saranno domande, ma anche perché mi scuserete, ma ogni tanto chiederò qualche cosa in più al dottor Tarantini. Intanto ringrazio tutti voi perché veramente siete tantissimi e ringrazio il dottor Tarantini al quale cedo la parola. Buongiorno a tutti e benvenuti anche da parte mia a questo webinar free, ma dovremmo tutti quanti, diciamo, ringraziare prima di tutto Trading Library, la promotrice di questa iniziativa. Oggi parleremo ancora una volta del mio metodo, il metodo Long Strangle, che non significa fare solo Long Strangle, e il titolo è eloquente: l'84% delle operazioni le abbiamo chiuse in positivo. Il tempo, diciamo, è quello che è. Però cercherò di sviluppare gli argomenti in modo tale che ognuno si possa fare un'idea di massima. Non si può pretendere che in un'ora si possa fare chissà cosa, però io il tentativo lo farò. Nel caso ci fossero dubbi, potete inoltrare sia domande in diretta o al termine del webinar, sia per email, e vedrò di sciogliere gli eventuali dubbi. Questi sono gli argomenti che svilupperemo. Perché il mio metodo vieta in modo assoluto le operazioni naked? Come ho costruito la statistica alla base del mio metodo, l'importanza enorme della volatilità implicita, i risultati da giugno 2020 veramente lusinghieri e qualche dettaglio su questo risultato, un long strangle dal vero. E uno spaccato di didattica. Prenderemo a spunto una greca e vi farò vedere, diciamo, nel dettaglio, nell'aspetto pratico, il funzionamento. Io ho grande rispetto del denaro e quando si parla di investimenti ne ho ancora di più. Per questo motivo uno dei tre pilastri del mio metodo si basa proprio su un concetto: mai entrare con un rischio limitato a prescindere dall'utile che se ne può ricavare, mai. Ma vediamo perché razionalmente non è una presa di posizione politica, ma perché razionalmente non intendo sottoporre ad un eccessivo rischio gli investimenti. A maggior ragione quando si parla di derivati come nel mio metodo. Principalmente perché non voglio mettere a repentaglio il patrimonio della mia famiglia. E la storia insegna purtroppo che con la vendita naked delle opzioni, oppure usando una leva esagerata, i casi di disastri sono numerosissimi. Direi enormi più che numerosissimi. E purtroppo, ripeto ancora una volta, nessuno di coloro che si è rovinato era consapevole e pensava di rischiare così tanto, però si è rovinato. Senza considerare che, a differenza dei guru che in abbondanza abitano il mondo finanziario,
io non conosco il futuro e se pretendete questo dal mio metodo, forse è il caso di rivolgersi altrove. Quasi sempre chi presenta un proprio metodo di trading parte da quanto si può ottenere con quel determinato metodo, con quello studio. Spesso presentando solo risultati costruiti con un backtest. Io parto dal rischio e nella famosa bilancia cerco di pesare correttamente i pro e i contro di quello che propongo, di quello che vado a fare. Parto pertanto da quanto non sono assolutamente disponibile a perdere, pur in presenza di un eventuale metodo spaziale. Quindi niente all-in, non fa parte del mio costume. La Banca Mondiale già nel 2018 affermava che i derivati in circolazione ammontavano a 2,2 milioni di miliardi, pari, cioè una cosa indicibile, a 33 volte il PIL mondiale. Questo è lo spaccato di un articolo pubblicato nel 2018 e che riguardava i dati del 2017 da parte del Sole 24 Ore. Evidenziava le esposizioni e i derivati delle varie banche. Come al solito, in testa questa non educativa classifica c'è Deutsche Bank, quella che definiscono la banca col buco intorno. Ma l'ESMA sosteneva già all'epoca che per la sola Europa l'ammontare saliva già a 660.000, anche se il Sole ne evidenziava solo 283.000. L'ESMA è la European Security and Market Authority, praticamente l'autorità di controllo e vigilanza europea sui servizi finanziari, quindi una fonte più che autorizzata. Così, per capire la sottovalutazione del rischio, cioè cosa può procurare, vediamo questo grafico. Questo è il grafico dell'S&P 500 del 1987. Quel 14 ottobre chiudeva l'S&P 500 a 305. Dopo una grande salita, nulla di che, una fase un po' più debole, ma come avevamo vissuto anche qua, nulla di che. Ops! Il giorno dopo, due giorni dopo, una piccola ma piccolissima correzione. Guardate cosa succede. Crollo verticale. Il 19 ottobre 1987 l'S&P 500 scende fino a 224. Era a oltre 300 un giorno o due giorni prima, ma in una sola seduta ha perso il 22%. Roba da matto. Guardiamo invece il DAX nello stesso periodo. Ogni tanto i grafici si perdono. Il DAX nello stesso periodo. Il 16 ottobre, quindi prima del fattaccio di quel drammatico 19 ottobre, chiudeva a 1458. Il film è lo stesso, ma il risultato, se si può, anche peggiore, perché il DAX perde il 35% in diretta. Ora, memorizzate questi due dati. Quest'area di supporti 1300 per chi fa analisi tecnica, io non la uso nel mio metodo, però è alla base di tanta operatività. E guardate lo spot dove era, il 12 ottobre era 1480. Servono per la simulazione che andremo a fare. Tenete presente, non l'ho sottolineato, che nel 1987 non avevamo ancora questa proliferazione dei derivati. E tanto per puntualizzare due dati, il future sul DAX, che noi non trattiamo il future, trattiamo le opzioni, ma il future sul DAX è nato nel 1990, quindi dopo quel 1987. E il future sul nostro futuro MIB addirittura è nato nel 94. Quindi non c'era tutta questa mole di derivati che circola tuttora. Ogni angolo di strada vediamo un derivato. Col DAX a 1480 proviamo a fare questa simulazione animata dalla cultura della vendita delle put naked, perché così si guadagna col passare del tempo, e prendiamo in considerazione l'idea di vendere 10 put. Scadenza un mese
e con strike quei 1300 punti che vi ho fatto vedere prima, area degli ultimi minimi, tanto siamo sicuri. A distanza oggettivamente di sicurezza, meno 12%, ci mancherebbe in un mese borsistico. Però per comprendere meglio l'esempio, attualizziamolo ad oggi e quindi a quel 1480 di spot aggiungiamo uno zero e quindi moltiplichiamo tutto per 10. Con DAX a 14.008, pertanto volatilità 25, strike 13.000, scadenza un mese, si ricava da ogni put venduta 15 punti. Decidiamo di vendere 10 contratti e incassiamo 150 punti. Ogni contratto sono 5 euro e quindi sono 750 euro. Lo strike venduto, ribadisco, è a meno 12% dallo spot. E così ce ne andiamo in giro, come dice qualcuno, senza fare nulla. Dobbiamo solo fare la fatica di andare a incassare alla scadenza quanto abbiamo venduto. Del resto abbiamo venduto put su indici, mica su azioni. Gli indici sono meno pericolosi, certamente sono meno pericolosi. Il rischio è nettamente inferiore. Oggettivamente, probabilità di raggiungimento modesta, perché un meno 12 in un mese, anche in precedenza, non era così semplice. Ma naked, il rischio reale qual è? I margini che chiede la banca vanno da 600 a 1200 euro a contratto. E per 10 contratti mettiamo 8000 euro. Qualche banca, magari un po' condiscendente, magari ne prende anche di meno, perché tanto è distante, tanto sono put. Noi ne abbiamo 20.000 e sul suggerimento del nostro guru neccheggiante ne vendiamo magari dell'altro, anche magari put su titoli. L'utile, abbiamo visto prima, è che di 750 euro, su 8.000 euro di margini versati viene fuori un rendimento dall'8 al 10% in un mese. Oggettivamente, mica male. Ma limitiamoci solo a vedere gli effetti sulle put sul DAX. Ora, immaginiamo che succeda sull'indice tedesco quello che è successo il 19 ottobre 1987 su quello americano. Questo non è fare terrorismo. Immaginate che qualcosa non funzioni e che costringa a vendite forzate, non so, che so, una banca, salta uno stato, oppure che i signori che giocano a risico, vedete con che facilità mandano aerei, carri armati, no, eccetera eccetera, schiacciano magari un bottone sbagliato e poi mi direte cosa può accadere. Una piccolissima, ma piccolissima situazione di panico e il DAX perde in un botto, in un battibaleno, il 22%. Sto esagerando, mi rendo conto, ma è una cosa già accaduta, non è una cosa di fantasia. Crolla. Secondo voi i diligenti market maker cosa fanno? Minimo minimo scappano, se la danno alla macchia. E chi se ne frega del trader? Tanto pagano una multa di 30 euro a minuto. Quindi piuttosto che rischiare somme enormi, si assentano e quindi voi non potete fare nulla. Non possiamo fare nulla. E così il DAX sprofonda e la vola schizza. Badate bene che in questa ipotesi non ho considerato il peggio del peggio. Il bottom è a 9.500 e io ho considerato 11.350. Quindi non neanche la punta estrema. Diciamo che quando il market maker riappaiono, la vola è schizzata a 70, ad essere generosi. Guardate bene che per meno a febbraio-marzo del 2020 la vola è arrivata a 100. Quindi non sto parlando, diciamo, di cose turche. E non è che a febbraio-marzo 2020 abbiamo fatto meno 22 in una seduta. Vediamo il risultato. DAX a 11.350, volatilità 70. Le put costano 1.950 punti. 10 put diventano 19.500 punti. Ogni contratto 5 euro sono 97.500 punti. Tenete presente che la volatilità 70 su questo danno enorme incide fino a un certo punto, perché il valore intrinseco delle put vendute è già 1.650 punti, vale a dire 13.000 meno 11.350. Quindi anche con volatilità zero, almeno 1.650 punti li dovevo tirare fuori.
Quindi non è la volatilità che fa il danno in questo caso qui. Probabilmente mi impedisce di chiudere, perché si allargano il denaro lettera a dismisura e quando devo andare a chiudere per forza, agire sulla lettera, sono fritto. Già così ci siamo rovinati. E se avevamo venduto dell'altro, magari tipo put su titoli, perché tanto è solo un mese, probabilmente dobbiamo vendere la casa. Quanto ipotizzato nel mio metodo non può accadere, perché il secondo pilastro su cui si poggia dice che non dobbiamo rischiare in un solo trade più del 30% circa del capitale dedicato a questo tipo di attività. Non è che il mio metodo è infallibile, assolutamente no. Si può benissimo perdere, ma non ci possiamo rovinare per un evento che, seppur estremo, con probabilità di accadere insignificanti, poi alla fine è accaduto. Inoltre, il massimo rischio del nostro portafoglio non è mai spostato tutto in una direzione. Noi non facciamo come qualcuno, qualche docente insegna, vendita put e poi andiamo a incassare. Non abbiamo solo una strategia. È un po' come se su una barca tutti i passeggeri si dovessero sistemare sul solito lato. C'è il grosso rischio che la barca possa capovolgersi. Ci fossimo trovati con un solo credit spread sulle put, ci sarebbe stato un danno anche per noi, ma decisamente più accettabile e comunque previsto in origine, quantificato in origine, anche perché per nessuna ragione al mondo la perdita può superare il capitale dedicato a questo tipo di attività, praticamente al mio metodo. Ma non solo, questo danno probabilmente sarebbe stato sicuramente compensato da altra operazione che avrebbe beneficiato del calo dell'indice. E se per caso avevamo aperto un long strangle, per noi sarebbe stata non sarebbe stato un dramma, ma addirittura una vendemmia. Chi ha voglia di perdere un'oretta, questo è il link di, forse non so se il primo o secondo webinar che ho fatto, è del 24 febbraio 2020. Allora, accadeva proprio questo all'epoca. La ginnastica preferita da qualche guru era quella della vendita netta dei put. E qualcuno è sparito per mesi per i danni causati, poi si è un po' riciclato con altri nomi, eccetera. Mentre io, mantenendo fede al mio metodo, in quell'occasione avevo aperto un long strangle su marzo 2020, con strike call 13,7 e strike put 13,4. Strike put 13,4. In quel mese il DAX è andato a 8.000. Cioè, quindi è una cosa che chi avesse impostato quel webinar, quel long strangle, detto praticamente in diretta, perché il webinar era del 24 e presentavo l'operazione aperta il 21 febbraio, quindi il venerdì 21 febbraio come da metodo. Andate a vedere non solo questo webinar, a rivedere qualche intervento, magari anche ai forum di qualche fenomeno o qualche webinar del passato, dell'epoca, e cosa suggerivano. Vendita put. Guardiamo anche un altro mezzo dramma, un'altra follia dei trader di oggi, perché quando parliamo dell'87, l'87 non erano preparati, le banche centrali, eccetera. Guardate cosa sono riusciti a fare. Questo è il grafico del crude oil del 2020, della primavera estate 2020. Guardate cosa sono riusciti a fare questi matti, questi scatenati. Il future il 20 aprile quotava $18. In un giorno è andata a meno 40. È andata a meno 40, non ha perso il 40%, è andato a meno 40. Cioè il prezzo di una materia prima sono riusciti a farlo correlare in negativo. Perché? C'erano troppi derivati in circolazione, troppe operazioni contrarie, sono scattati i margin call, gli operatori dovevano chiudere a tutti i costi, a qualsiasi prezzo, la posizione, ed ecco lì che tanti operatori si sono rovinati. Si potrà dire che anche questo è un caso sicuramente limite, ma è un caso reale, non frutto di fantasia. E tutte le asset class sono state oggetto di casi limite. Io non voglio vivere un altro caso limite, anche se poco probabile. Ribadisco, la vendita naked, niente da fare. Ecco, quei rischi io non ho intenzione di correrli. E pertanto il mio metodo li evita
assolutamente. Quindi niente naked, vietato, seppure tali rischi, sono tali eventi, sono molto improbabili. Allora, su questo tasto batto parecchio. Alla base dei miei sforzi c'è stata la voglia di creare un metodo che mi desse la possibilità di entrare a mercato con le probabilità a favore, ma senza rischiare ogni volta l'osso del collo perché non so cosa può accadere stasera. E con le probabilità a favore i conti dovrebbero tornare. Pur trattando derivati, mio metodo, da un approccio simile a quello del buon padre di famiglia piuttosto che a quello del gambler, ma ribadisco che trattiamo comunque sempre derivati. Il metodo è un metodo semplice, senza la pretesa di fare voli pindarici, ma che mi dia la tranquillità, perché di notte voglio dormire sereno. Per raggiungere gli obiettivi, il mio metodo non si avvale di analisi tecnica, non si avvale di analisi ciclica e non si avvale di analisi fondamentale, né tantomeno di previsioni del fratello del guru che abbiamo visto prima. Ho preso un titale. Ma si avvale di rilevazioni statistiche. Rilevazioni statistiche perché? Perché da sempre ciò che muove i mercati, eccetera, è la verità, e quella esiste in tutte le epoche, esistita in tutte le epoche, esiste tuttora. Guardate alcuni personaggi fra i più ricchi del mondo, come con tranquillità parlano di licenziare 15.000 dipendenti, 20.000 perdenti, come se fossero carta straccia. Quindi l'avidità porta a errori che sono ripetitivi. Non ci fossero stati questi errori, questa avidità, probabilmente avremmo ancora l'impero romano. Vediamo come ho immagazzinato le rilevazioni statistiche che poi hanno dato vita alla matrice e non solo alla matrice. Prendiamo ad esempio un mese borsistico. Inizio del mese borsistico e fine del mese borsistico. In mezzo rilevo il top e rilevo il bottom. Allora, il mese borsistico per default lo faccio partire col prezzo del terzo venerdì del mese, di chiusura del terzo venerdì del mese, e termina con la chiusura del terzo venerdì del mese successivo. A livello di rilevazioni di top e bottom, considero i prezzi che intercorrono fra il lunedì successivo, quindi dopo questa freccia verde, fino al giovedì antecedente il terzo venerdì, perché non sono in possesso dei dati di settlement delle ore 13, perché il mese borsistico in effetti parte alle 13 del terzo venerdì e finisce alle 13 del terzo venerdì successivo. Ma per il passato non mi è possibile rilevare con correttezza i prezzi delle ore 13. Allora, per tagliare la testa al toro, parto dal venerdì alle 17.30 e termino le rilevazioni al giovedì alle ore 17.30. Chiaramente chiusura e apertura li prendo corretti, quelli delle 5.30. Quindi, e poi rilevo anche un dato che è importante, il numero di sedute di borsa aperta. In questo caso erano 19. Facendo riferimento all'esempio vissuto, vediamo cosa ho archiviato. 19 sedute di borsa aperta in un mese, partenza 14.432 e chiusura 13.893. Il top a 14.676 e il bottom a 13.983. Chiaramente top e bottom con riferimento a quel prezzo di partenza, più altri dati che è inutile stare a approfondire qui perché sono interessanti, ma è inutile starli a vivisezionare. Su 277 rilevazioni mensili, quindi da gennaio 2020, il DAX ha segnato in un mese più 3%, in un mese borsistico più 3% 158 volte e almeno meno 3% 154 volte. Quindi levatevi dalla testa l'idea che basti puntare al rialzo, perché questa statistica è eloquente. Nonostante questi oltre 20 anni il trend sia stato decisamente rialzista, le oscillazioni del 3% in negativo e in positivo si sono equivalse, lo vedete. Così, per citare un dato, quando sono partite le rilevazioni a gennaio 2000, il DAX era sotto 7.000, oggi siamo sopra 15.000 e siamo anche arrivati a 16. Eppure i più 3 e i meno 3 del mese si equivalgono.
In un quarto degli eventi il DAX ha messo a segno sia più 3 sia meno 3 nel mese borsistico, e solo in una minoranza dei casi, l'11%, non è riuscito a muoversi del più 3 e del meno 3. Ho raccolto quei dati costruiti nel modo che vi ho detto, ma non solo di un mese borsistico, anche di sedute rolling, anche di numero di sedute rolling, ad esempio 10 sedute da oggi alla decima seduta di borsa aperta, da domani all'undicesima, da dopodomani alla dodicesima e così via. Raccogliendo questa enormità di dati, ho costruito la matrice, che è il nostro principale strumento di lavoro. Incrociando pertanto, grazie a questa matrice, una durata della colonna esterna di sinistra con una percentuale nella prima riga orizzontale, nella prima riga sopra, superiore, si ottiene la probabilità che quello spostamento percentuale dallo spot entro quella durata identificata possa cadere. Ad esempio, incrociando la durata di 40 sedute di borsa aperta, sono circa 2 mesi, perché un mese borsistico corrisponde a 21 sedute di borsa aperta media. Incrociando queste 40 sedute con la percentuale del 5,5, troviamo un valore attorno a 80. Ebbene, significa che un movimento percentuale al rialzo e o al ribasso del 5,5% entro 40 sedute di borsa aperta ha una probabilità di accadere attorno all'80%. Utilizzando sempre i dati della matrice, ho costruito questo nostro piano di battaglia, che è diciamo praticamente aggiornato settimanalmente nella cartella Virtual Game. E a cosa corrisponde? Le sponde di quel trapezio giallino che vedete identificano i livelli che il DAX dovrebbe superare con una probabilità dell'80% durante il 2023. Facciamo un esempio concreto. Se io voglio sapere, questo l'ho costruito il 31 dicembre, quindi queste barre non c'erano ancora. Se io voglio sapere dove può andare a parare il DAX entro la scadenza del mese borsistico di giugno, non faccio altro che andare a vedere, a leggere l'intersezione fra la verticale che corrisponde alla scadenza del mese borsistico e la sponda del trapezio. In questo caso la linea verde corrisponde a giugno, significa quali avete, ad esempio, li avete i numeri, significa che il DAX ha la probabilità di arrivare all'80% di probabilità di arrivare a 15,358 e o a 12,489 entro il 17, 18, 20 giugno, entro il terzo venerdì di giugno. Il mio metodo ha come strategia base long stregor. Non andiamo altrettanto, ovviamente, se le condizioni di mercato lo consentono, perché non andiamo certo allo sbaraglio per un errore ideologico. Non è che faccio un long strangle se le condizioni di mercato non lo consentono. E queste condizioni di mercato dipendono dalla volatilità implicita applicata alle opzioni. Pertanto questo è il terzo pilastro su cui poggia il mio metodo. Entrare a mercato se la probabilità di successo è di almeno l'80% circa, come abbiamo avuto modo di verificare sulla matrice appena visionata. I pilastri del mio metodo sono in tutto 3 e fanno sì che il trading si possa svolgere in tranquillità, se di tranquillità si può parlare quando trattiamo derivati. Verifichiamo in questo grafico l'importanza enorme della volatilità implicita. Il DAX scende, la volatilità sale. Volatilità implicita sale. Il DAX sale e la volatilità implicita scende. Di nuovo il DAX scende e la volatilità implicita sale. Il DAX sale e la volatilità implicita scende. Più alta è la volatilità implicita e maggiore il prezzo di opzioni. Questo grafico è abbastanza illuminante.
In questa slide appare evidente che ad una maggiore volatilità implicita corrisponda un maggior costo e di conseguenza una più scarsa probabilità di vedere debordare uno dei due obiettivi. Cerchiamo, ora cerco di farvi capire il tutto con un esempio banale. Ci posizioniamo a destra, nella colonna di destra che esprime in rosso, esprime la volatilità implicita, e percorriamo il grafico verso sinistra fino a incrociare, vedete qua, la curva rossa. A questo punto andiamo giù, dritti sull'asse delle ascisse, per capire il costo di uno straddle. E vediamo che è il 4,1, costo di uno straddle, oppure questo lo si può intendere come distanza dallo spot da percorrere per vedere debordare uno dei due lati del long straddle. Risaliamo velocemente in verticale fino a incrociare la curva verde delle probabilità. E per capire qual è la probabilità, andiamo a questo punto in orizzontale verso sinistra, nella scala di sinistra, che esprime la probabilità di debordo. Tradotto, con volatilità implicita 18, volatilità implicita 18, non VIXI, volatilità implicita 18 applicata alla scadenza un mese, perché qua stiamo parlando di un mese, mentre invece il VIXI fa una media fra straddle, strike OTM, ETM, a una settimana, a due, a tre, a cinque, a otto. Quindi con volatilità implicita 18, uno straddle costa il 4,1% e ha una probabilità di veder debordare uno dei due break even indifferentemente pari all'80%. Tutto questo per un'operazione che ha come orizzonte temporale, ho scritto un mese borsistico, la cui durata media ribadisco di 21 settimane. In questo grafico, agli abbonati l'ho già mostrato più di una volta, vediamo invece l'importante effetto calamita del VIXI, della volatilità implicita, e vediamo perché è importante proprio il livello assoluto del VIXI. Questo rettangolino giallo identifica il posizionamento del VIXI nella sua storia. Nel 50% delle sedute è andato sotto 19%. Nel 50% delle sedute è salito sopra 20,5. Pertanto questo rettangolino comprende i valori compresi fra 19 e 20,5. Allora, guardate ogni volta che la volatilità tende a salire troppo. Cosa succede? Che viene richiamata da questa fascia di prezzi medi come se fosse una calamita. Cioè, non è detto che una volta che sale la volatilità debba tornare a 19, ma va magari a 40, 35, può tornare anche semplicemente a 24, ma quando si allontana tende ad essere richiamata lì giù. Ma il fenomeno accade anche quando viene a trovarsi troppo sotto il valore medio, quindi quando 19 scende a 18, 17, 16, 15, poi viene richiamata verso l'alto. Viene da sé che con il VIXI sotto 19, sotto la sua media, quindi sono preferibili strutture che si potrebbero avvantaggiare dall'aumento del prezzo delle opzioni, perché come abbiamo visto con le freccette verdi, il VIXI tende a salire e se sale aumenta il prezzo delle opzioni, sia delle call che delle put. Al contrario, con un VIXI sopra 20-21 è preferibile scegliere strategie che si possono avvantaggiare dal calo del prezzo delle opzioni e quindi Iron Condor o principalmente credit spread. Riepilogando con il VIXI, ecco, per chi non sa dove trovare il VIXI, basta che vada su Google e digita V1XI, gli appaiono diversi link, clicca sul primo e gli mostrano subito il grafico con il livello puntuale e un po' di grafico, un po' di storia. Sotto 19 sarà favorito l'acquisto di opzioni e più basso più saranno a buon mercato. Sopra 21 sarà favorita la vendita di opzioni. Ma non dobbiamo essere così fiscali. Non è che a 19 sono a buon mercato e 21 sono carissime, ma è così per stabilire in linea di massima uno spartiacque fra la convenienza o meno nell'acquistare o vendere un'opzione. Fra 19 e 21, terra di nessuno.
Quando si propone un metodo, non ci si può basare solo su backtest, quelli funzionano sempre. Ci si deve confrontare con i dati che si ottengono dopo utilizzando il metodo proposto. Non essendo strategie in opzioni un sito di aria fritta, proprio questo abbiamo fatto. Abbiamo costruito l'equity line esclusivamente con il risultato di operazioni il cui esito non era conosciuto nel momento in cui sono state proposte, corrette e chiuse. Da quando ha preso il vita il sito, dal giugno 2020, dal 5 giugno 2020, il Dixi ha passato il 77% del suo tempo sopra il suo livello medio, non permettendo quindi sempre un'ottima attività in log strangle. Tant'è vero che ne abbiamo impostati su un totale di 156 strutture solo 41, il 26% del totale. Però pur non potendo contrarre sulla strategia base, abbiamo ottenuto quel risultato che mostravo nella prima slide. L'84% delle operazioni messe a mercato si è chiuso con il segno più. Questo è un sunto delle operazioni chiuse a mercato, chiuse da quando è partito il sito. In totale 156 strutture, inutile 131, in perdita 125, con l'esagerato rapporto operazioni inutile e operazioni in perdite dell'84%. Normalmente si dice che chi guadagna nel 60% dei casi è molto molto bravo, chi guadagna nel 70% è un fenomeno e chi guadagna nell'80% dei casi dicono tutti che è un ballista. In effetti capisco, perché sono affermazioni che a volte faccio anch'io, però questi sono dati concreti, sono dati sono frutto del risultato di operazioni il cui esito noi non lo conoscevamo e quindi stiamo ottenendo un'ottima performance. Nel dettaglio, 51 Iron Condor ha messo in piedi con 42 inutile, 41 Long Strangle di cui 32 inutile, 33 Credit Spread 30 inutile, 21 Calendar 19 inutile, altre strutture 10 di cui 8 inutile. Non si deve essere faciloni nell'esaminare le varie strutture e dire: ah, quella long strangle ha perso 9 volte su 41, no? Allora non funziona. A parte il fatto che ottenere l'80% di successi andrebbe bene lo stesso, ecco, non è per niente da scartare, ma occorre guardare il risultato complessivo, è un po' come nel gioco degli scacchi, a volte si sacrifica un pezzo per prendere una posizione di vantaggio e dare scacco matto a re, e quindi non si deve dire: ah, long strangle non ha funzionato. A me personalmente non interessa da quale struttura viene fuori l'utile, non ho dei dogmi, mi interessa che complessivamente venga fuori l'utile. E questa è l'equity line da giugno 2020. È costruita inserendo di volta in volta solo le operazioni chiuse e non il NAV giornaliero, per cui il percorso reale del NAV, avessi avuto la possibilità di inserire il NAV giornaliero, non avevo la possibilità, sarebbe stato più dolce. Quindi ripeto ancora una volta che quelle discese non sono veri e propri drawdown, ma frutto della diversa contabilizzazione delle operazioni a lungo termine rispetto a quelle a breve termine. Faccio un esempio: nella prima discesa, dove c'è la freccia rossa, sembra che lì abbiamo perso l'ira di Dio, mentre invece non è. Lì abbiamo chiuso semplicemente la long strangle giugno in pesante perdita, ma in precedenza le coperture si erano chiuse in profitto. Quindi il NAV avrebbe mostrato un andamento più dolce. Abbiamo superato con i dati di gennaio il massimo di novembre, quando i market maker sono dati alla macchia e per quasi un'intera giornata non hanno permesso di tradare le opzioni su cui noi eravamo esposti. Purtroppo quella volta ci ha dato contro e abbiamo chiuso due operazioni secche in perdita, più altre due chiuse remando a più non posso, una chiusa in perdita, però alla fine ci siamo rifatti. Io ritengo che al di là del comportamento scorretto, prima o poi un fattaccio ci giocherà a favore, perché se noi quel giorno avessimo avuto aperto un long strangle, avremmo guadagnato l'ira di Dio. Quindi non saremmo stati penalizzati. Io ritengo che nel lungo periodo la sfortuna e la fortuna si dovrebbero equivalere.
anche a marzo, dove vedete quell'altro, l'ultimo drawdown, no? Anche a marzo è successa la stessa cosa. Mark the Maker che hanno fatto porcate indicibili quando in 3 minuti il DAX è salito a 3/4 d'ora dalla scadenza del settlement del 4% in 3 minuti, dico, è chiaro che avevamo una posizione, 2 posizioni fuori, abbiamo subito. Però nonostante i market maker, come ho scritto nella prima slide, il risultato è pari al 48,7% lordo anno medio. Ogni stop ci costa il 4,3% e ogni operazione positiva produce l'1,8. Praticamente con poco più di 2 operazioni chiudiamo l'operazione negativa e ci rimane a saldo, ci rimangono a saldo quasi 2 operazioni nette. L'84% delle operazioni inutile. Ora immaginiamo un resoconto stile banca, 30 dicembre, 30 giugno, semestrale. Guardate dove ci saremmo presentati. Cioè con dei rendimenti che sempre attorno più o meno al 30% medio lordo, quindi per niente male, quindi con una costanza semestrale. All'inizio di questa nostra avventura, a giugno 2020, non ho messo sul tavolo tutto il potenziale, per la verità non l'ho messo nemmeno ora, perché gli abbonati erano abituati a sentir parlare un altro linguaggio. E così, per fare un esempio concreto, il secondo calendar dei 21 che abbiamo chiuso, un calendar un po' particolare, da me addomesticato e personalizzato, non è il solito calendar che vedete nei libri, messo a mercato, è datato primavera 2022, quindi dopo quasi 2 anni dalla partenza del sito, perché ritenevo che prima, diciamo, si dovessero assorbire alcuni concetti e solo dopo magari gli abbonati erano pronti per recepire dell'altro. Ma non solo il calendar, anche l'Iron T è un tipo di struttura che ho messo in pratica solo da pochi mesi. Comunque nella cartella Virtual Game a disposizione degli abbonati sono registrate tutte le operazioni con tutti i dati necessari per controlli e verifiche. In troppi metodi, come citavo all'inizio, non è ben focalizzato il rischio, anzi spesso lo si omette. Non so se in malafede o meno, ma lo si omette. Nel mio metodo oserei dire che rischio c'è, lo si può vedere tutto e di sicuro non lo nascondo. Questa slide che evidenzia quanto stiamo rischiando del capitale messo a disposizione è aggiornata settimanalmente e come vedete la curva rossa non è altro, corrisponde alla media del capitale investito. Io ho scritto rischio sul patrimonio investito, più che rischio avrei dovuto scrivere impegno sul patrimonio investito, perché adesso stiamo rischiando grosso modo, vedete l'ultimo dato qua sulla destra, qua, no? Stiamo rischiando un po' meno del 50%. Ma se il mercato domani mi fa meno 20 più 20, ci escono gli utili, ci escono dalle orecchie. Quindi non è che stiamo rischiando il capitale, abbiamo impegnato del capitale e spesso abbiamo impegnato del capitale e non rischiato. Chiaramente, se abbiamo un credit spread, un Iron Condor, stiamo rischiando quello che è il massimo rischio. In questa slide non considero il margine necessario per impostare l'operazione, ma il massimo rischio di ogni singola operazione. Nel grafico, così per fare un esempio, se apro un credit spread con 300 punti di differenza, facciamo un esempio cretino, vendo la 15,6 call e compro a copertura la 15,9 call, il corpo è di 300 punti. Magari la banca di margine me ne prende 130-150. Io non ne scrivo, non ne contabilizzo 130-150, ma ne contabilizzo 300. Quindi più di così non si può. Non solo. Questo grafico è la risultante della sommatoria di tutti i rischi delle strutture messe in piedi. Anche se magari una neutralizza l'altra. Faccio un esempio concreto. Se noi avessimo un long strangle e un iron condor, non possiamo perdere da tutte e due le parti, perché se sale o se scende guadagniamo con long strangle e perdiamo con l'iron condor. Se il mercato sta fermo,
perdiamo con il long strangle e recuperiamo con l'iron condor. Mentre invece lì ho sommato tutte le strutture come se stessimo veramente rischiando la sommatoria di tutte le strutture messe in piedi. Quindi questa è una versione, diciamo, molto conservativa. Qua la freccia vi dice dove siamo, come siamo messi adesso, a poco meno del 50%. Inoltre considero sempre il capitale dedicato in origine e non quello accumulato come se gli utili venissero spesi, come sarebbe giusto che fosse. Nessuno dei miei abbonati ha fatto 100 il capitale dedicato a 100. C'è chi può avere 140, 180, 200, a seconda di dove sono partiti. Ma io ne considero sempre impegnati per questo tipo di attività solo quello di partenza. Così se uno se li preva gli utili e va in Sardegna o va a farsi una passeggiata o va da qualche parte, non fa altro che bene. Il metodo ha le sue logiche, il mio metodo. Non è difficile impararle, credetemi, non è difficile, ma tutto bene e subito non vanno d'accordo. Troppo spesso si vuole arrivare subito al risultato, saltando tutti i passaggi che sono necessari. Serve la voglia di imparare e un po' di impazienza. Roma non è stata costruita in un giorno. Detto, ridetto, no. Quindi bisogna avere anche la calma che se non si capisce una cosa la si rilegge o si chiedono lumi. Poi se uno pensa che investendo 5.000 euro e dedicando un'ora al mese diventa ricco, come dice ogni tanto qualche fessacchiotto, beh, questo non fa per voi. E ora andiamo all'esempio reale. Esempio reale che non sta producendo un risultato positivo. Così evitiamo di far vedere le cose che hanno funzionato, ma lui fa vedere sempre. No, questa cosa, questa struttura è ancora in sospeso e per ora ci sta facendo perdere, non ci sta facendo guadagnare. Ma vediamo come l'abbiamo costruita e perché. Altro grafico che non appare. Eccolo qua. Ci posizioniamo. Siamo a lunedì 23 gennaio di mattina, non ricordo a che ora. E guardiamo prima di tutto il grafico di venerdì 20. Il rettangolino giallo è quella famosa area media della volatilità. Venerdì ha chiuso a 18,6 la volatilità e il DAX ha chiuso a 15,027. Noi non sappiamo dove cosa potrà fare il DAX. Io non lo so. La situazione è interessante, il VIX non è troppo basso, ma sicuramente non è in alto e quindi vicino a quella terra di nessuno dalla quale poi uscirà, condizionando sia il trend di mercato sia il trend sia il prezzo delle opzioni. Una cosa interessante di cui non vi mostro il grafico, ma prendetela per buona. I miei abbonati ho spiegato tutto per filo e per segno. Nel primo trimestre dell'anno il VIX ha un range minimo fra il minimo segnato e il massimo battuto durante il primo trimestre di almeno 8 punti. Ad oggi ne abbiamo segnati solo 4. Cosa vuol dire? Che quel range 17,3-21,4 deve allargarsi. Guardate bene che sto parlando di minimo di 8 punti, a volte ne abbiamo avuti anche 80 nel primo trimestre di differenza fra minimo e massimo. Come può succedere? La volatilità scende sotto 17,3, magari fino a 13, 13 e 21 fa 8 e il DAX non fa altro che salire. Oppure può prendere e ascendere il DAX, quindi la volatilità schizzare a 25, 17 e 25 meno 17 fa 8 e ci siamo di nuovo. Oppure fare un pezzo di strada da una parte, scendere fino a 15 e poi salire fino a 23. In tutti i casi si muoverà, perché 4 punti sono veramente pochi. Per cui, fatte queste considerazioni, volatilità attuale bassa, range del VIX sia ancora contenuto e cerchiamo di esporci con un long strangle. E questa è la griglia che il market maker propone lunedì 23, con il DAX a 15.042. Puntiamo gli occhi su due opzioni, su due strike non troppo distanti.
call 15,2 e put 14,9. I prezzi, come li vedete, 184, 187 e 185, 188 per la put. Ne esce questa struttura. Senza tecnicizzare troppo l'argomento, non andiamo a imballonarci di greche contro greche. Sì, vi spiegherò qualcosina, ma in modo molto, molto sempliciotto, ecco, più che altro perché se ne possa conoscere il significato. Però non andiamo troppo a tecnicizzare. Osserviamo prima di tutto le due greche che interessano di più. Il teta, perché sapete bene che chi compra è soggetto a logoria del prezzo delle opzioni dovuto al teta, al passare del tempo. La spesa è di 373 punti, abbiamo comprato la 15,2 e la 14,9. Teta meno 9,9 perché siamo acquirenti, perché il teta non è negativo di per sé. Il segno davanti è dovuto alla posizione che ha il trader rispetto all'opzione. Se io li ho comprate ho il meno davanti, se le ho vendute ho il più davanti. In questo caso abbiamo comprato un long strangle e abbiamo meno davanti. Significa che per un giorno che passa la struttura perderà 10 punti, via. Da 3,73 praticamente scenderà a 3,63. Abbiamo Vega 30. Significa che se la volatilità implicita aumenta ad un punto, la struttura ne beneficerà crescendo di 30. Quindi da 3,73 andrà a 403. Al contrario, se la vola scende di un punto, la struttura perderà 30 punti e quindi da 3,73 andrà a 3,43. Badate bene che sto parlando di volatilità implicita relativa al mese di febbraio grossistico, punto, non al VIXI. Il VIXI è un minestrone di tante cose, quindi dà l'indicazione corretta, ma non è così puntuale per quanto riguarda la scadenza singola. Gamma. Gamma è una greca un po' più ostica, però cercherò di spiegarne a grandi linee il significato, ma tenetelo presente perché poi mi servirà nell'esempio che andremo a vivere. Gamma 6,3 significa che se il DAX sale di 100 punti, quindi da 15,042, da quanto è qua, a 15,142, il delta, che attualmente è a 42, aumenterà di questi 6 punti e passerà da 42 a 48. Se il DAX sale di questi 100 punti, il delta della put scenderà di 5,9 punti e quindi passerà da 39 a 33, 34. Le sedute che mancano alla scadenza sono 18 e la percentuale che lo spot deve percorrere per raggiungere indifferentemente uno dei due break-even del 3,53%. Questi sono dati che servono ai fini della valutazione finale della ipotesi di long strangle. Tant'è vero che prima di passare ai fatti e cliccare il tasto buy, dobbiamo passare dalla matrice, ricordandoci i due dati che servono più di tutti: le sedute di borsa aperta 18 e la percentuale necessaria per debordare 3,53% dallo spot. La ginnastica è facile, ci posizioniamo su 18, facciamo scendere la freccia dal 3,50, incrociamo i due valori ed esce un numero, 80. Significa che abbiamo un 80% di probabilità di veder debordare indifferentemente o il break-even a rialzo o il break-even a ribasso. Quindi ci siamo, si può andare a mercato. L'operazione è approvata. Prima abbiamo fatto un'ipotesi e adesso è stata approvata. La probabilità di vedere debordare uno dei due break-even è dell'80%, andiamo a mercato. E questo è appunto uno dei tre pilastri che sono alla base del mio metodo: entrare a mercato se la probabilità di successo è dell'80%. Fosse stata del 79 non sarebbe stato un dramma, ma fosse stata del 68 non possiamo dire vabbè, ma tanto va bene, perché quell'80% è alla base per poi poter riuscire a chiudere in profitto
tante operazioni, partendo con le probabilità nettamente a favore, appunto, non è impossibile perdere, assolutamente no, ma il numero di operazioni che poi riusciremo a concludere con il segno più davanti ci permetterà di ottenere un risultato niente male. 48,7% medio anno è frutto di queste tre logiche, di questi tre pilastri a cui ci atteniamo e a tanta statistica, ovviamente. Vediamo qualche attesa statistica. Noi sappiamo che un movimento di un punto e mezzo percentuale, sia a ribasso, quindi a o a rialzo, accade nelle prime due sedute del mese borsistico in due casi su tre. Nel 73% accade nelle prime tre sedute, nell'87% nelle prime cinque sedute. Le prime cinque sedute scadono proprio oggi, no? Perché siamo partiti da lunedì, oggi è il 27, lunedì 23, e quindi le cinque sedute scadono proprio oggi. Ma questo risultato, sebbene avesse una probabilità di accadere notevole, non è ancora accaduto, quindi non vi sto presentando qualcosa che come al solito ha funzionato. Nelle prime dieci sedute, questo più un e mezzo, meno un e mezzo, che è un movimento modestissimo, accade nel 97% dei casi. Il 2%, stesso discorso, nelle prime due sedute, praticamente in un caso su due, e nelle prime cinque sedute nel 71%, nelle prime 10 91%. Un movimento del 3% accade in un caso su quattro già entro il martedì del primo mese del mese borsistico e in 7 casi su 10 nelle prime due settimane. C'è quindi tutto il tempo necessario per chiudere in utile e mettere in atto una buona difesa. Entro martedì, in pratica, il DAX avrebbe dovuto superare 15.033, no, scusate, 15.258 o 14.807, partendo da 15.033, perché quello era il livello di partenza del mese borsistico. E però, come ho detto, nonostante la probabilità elevata, non ci siamo arrivati e nemmeno oggi sono stati toccati. Pertanto, per ora la statistica non ci ha certo dato una mano. Anche se noi non è che staremo con le mani in mano a girarci i pollici per tutta la durata del mese borsistico. Abbiamo detto che c'è una perdita oltre il quale non vogliamo andare. Il tempo, lo ribadisco, per chi compra come normalmente facciamo noi, è tiranno, è nemico. Quel movimento atteso, se generato nelle prime due sedute, spesso è in grado di mandare in gain la struttura, o almeno di metterci in condizione di proteggerla. Stop loss dell'operazione è 30%. Grosso modo, non è che col 29% siamo a posto e col 31% siamo rovinati. Di essere elastici. Certo, non passando al 50% di stop loss, oppure cercando di intervenire quando si perde solo 10%. Un attimo di pazienza. Lo stop loss dell'operazione ipotizzata, perché ipotizzata e noi come sito non l'abbiamo messa a mercato? Perché abbiamo già un long strangle aperto in precedenza su febbraio, su cui stiamo remando, su cui stiamo perdendo, non tantissimo, ma stiamo perdendo. E quindi non ne abbiamo replicato un secondo, per non correre lo stesso rischio. Nella tabella riepilogativa, ecco, cominciate a focalizzare qua perché è importante. Abbiamo visto che il break-in era distante il 3,5%. Pertanto il 3,5% su 15.000 rotti sono circa 530 punti. Abbiamo anche visto che il delta della struttura 2,6 e il gamma 6 punti per la call e 6 punti per la put. Mettiamo insieme questi numeri e cerchiamo di capire, di comprendere perché non serve necessariamente arrivare al debordo per guadagnare. Intanto perché il valore tempo delle opzioni si azzera solo il giorno del settlement. Il giorno del settlement è il terzo venerdì del mese oppure il venerdì delle settimanali alle 13. Il DAX, se prende una direzione, vede apprezzarsi se sale ad esempio la call, ma la put non va a zero. Va a zero solo il giorno del settlement. Quindi mantiene un po' di quello che viene chiamato valore tempo.
Vediamo inoltre perché sia la fotografia di un payoff sia la tabella di per sé possono essere fuorvianti se prendiamo tutto per oro colato. Prima di tutto occorre capire cosa sta dietro ai numeri, cosa sta dietro alle fotografie, cosa sta dietro ai numeri. Perché se noi non capiamo i numeri, non capiamo nemmeno il significato dei movimenti che andiamo a sviluppare. Vediamo intanto cos'è il valore tempo e cos'è il valore intrinseco. Con una ipotesi, anzi non era un'ipotesi, era un prezzo reale. Venerdì 23 gennaio, la call 14.9, scadenza a febbraio, valeva 3.58. Quindi questo è il valore dell'opzione nel suo complesso. Mettiamo a fuoco i due livelli, lo spot e lo strike. Strike della call 14.9, spot 15.042. La differenza fra lo spot e lo strike di una call corrisponde al valore intrinseco. Pertanto 15.042 meno 14.9 fanno 142 punti. Di quei 358 punti, 142 sono valore intrinseco. Tutto il resto è valore tempo. Cioè noi quando compriamo una call, di fatto compriamo tempo, sperando che si possa avverare un certo movimento del sottostante. Quindi 3,58 il costo dell'opzione meno 142 il valore intrinseco, viene fuori 216. Ecco, con questo banalissimo schemino spiegato cos'è uno e cos'è l'altro. A scadenza quei 216 punti si volatilizzano e ci verrà liquidato a scadenza la differenza fra il settlement, diciamo in questo caso lo spot, e la base acquistata. Quindi a prescindere da quanto l'abbiamo pagata, a scadenza, se il settlement fosse 15.042, ciò che ci vedremmo accreditato sul conto corrente è 142. Vediamo ora con un esempio perché non dobbiamo farci abbagliare da tutti questi grafici di payoff e anche dalle tabelle. Io, se non altro, provo a spiegarli i numeri, ma i grafici di payoff spesso sono illusori, ecco, non spiegano tutto. Il delta della posizione è 2,6, abbiamo detto. Sarebbe quindi lecito pensare che se il DAX sale di 400 punti, se sono 2,6 per ogni 100, ne andiamo a guadagnare 10,4. Niente di più sbagliato, perché il delta delle opzioni è mobile. Quello che vediamo rappresentato è il derivato di quel momento, è la fotografia di quel preciso istante, ma 10 minuti dopo, per effetto del movimento anche del sottostante, cambia. E il delta come cambia? Cambia in base al suo gamma, che indica, un piccolo esempio ve l'ho fatto vedere prima nello schema, ma lo andremo a sviluppare nelle due slide che seguono. Il delta cambia in base al suo gamma. Il gamma indica di quanto aumenta o diminuisce al variare di un punto. Noi abbiamo preso come sottostante 100 punti. Se il DAX aumenta di 100, se il DAX diminuisce di 100. Tradotto, se il DAX aumenta di 100 punti e ho una call, il delta aumenta del numerino espresso nel gamma, quindi nel caso nostro 6. Se il DAX scende di 100 punti, il delta della nostra call diminuisce del valore espresso dal gamma di questi 6 punti. All'opposto accade sulla put. Se la put vede il mercato salire al suo delta che scende per effetto del gamma. Se invece il DAX scende, ha il suo delta che sale, aumenta per effetto del gamma. Ma lo vedremo con le due slide che seguono. Partendo proprio dall'origine, io ho snellito la tabella e ho lasciato solo delta e gamma e i prezzi di carico 186-187. Quindi delta 2,6, gamma della call 6 e gamma della put circa 6. Cominciamo con la prima ipotesi.
saliremo in questo percorso di 400 punti. Il DAX passa da 15.042 a 15.142. Prima di tutto, il mercato è salito, aumenta il prezzo della call. Per semplicità, facciamo finta che accada tutto nella stessa giornata. E quindi senza modifica del tetta e senza modifica della volatilità. Allora, l'opzione call passa da 186 a 228 perché a delta 42, se il mercato sale di 100 punti, la call ne guadagna 42. Quindi 186 più 42 fa 228. Il suo delta come si modifica? Era 42, sale di 100 punti il DAX, vuol dire che il gamma 6,3 fa sì che questo delta di 42 cresca fino a 48,3, quindi 42 più 6,3, 48,3. Stesso discorso identico per la put, aveva un delta di 39,4, il movimento è stato avverso perché è salito, quindi greca la gamma, il gamma meno 5,9, il delta della put, oltre che vedere scendere il prezzo, vede scendere anche il delta, quindi meno 39,4, a cui leviamo quasi 6 punti, scende a 33,5. Secondo passaggio, da 15.142 a 15.242. Cosa accade? Che si continua a apprezzare il prezzo della, il valore della call. Da 2,28 passa a 2,76, perché il mercato è salito 100 punti e la call si apprezza di 48. Quindi 2,28 più 48 fa 2,76. La put ovviamente scende. Da 148 perde 33 punti ogni 100 e quindi scende a 115. Come si muove il delta? Il delta della call aumenta e il delta della put diminuisce. Di quanto? Di quei 6 punti previsti in origine. Chiaramente, per non fare un eccesso di confusione, ho lasciato immutato anche il gamma 6,3 e 5,9. In effetti, cambiando il sottostante, cambicchia un pochino anche quello, però prendiamolo per buono, come se fosse immutato. Andiamo all'altro passaggio. Da 15,2,2 a 15,342. E sono i 300 i punti di salita. La call sarà salita dei 54 punti, quindi arrivando a 3,31, la put sarà scesa a 87 per effetto dei 27 punti di delta. Il delta della call tenderà ad aumentare ancora una volta e il delta della put tenderà a scendere ancora una volta, di quanto? Del gamma. Quindi il delta della call passerà da 54 a 60,9 e il delta della put scenderà da 27 a 21. Allora, siamo già in ottimo utile. Abbiamo speso 373 punti. Siamo già a 418. È vero che io vi ho detto tutto in un giorno, ma tenete presente che 300 punti in un giorno hanno probabilità di accadere molto elevate. Sembra una cosa poco probabile, ma agli abbonati ho mostrato una tabella con tutti i movimenti percentuali in una singola giornata. Quindi in teoria può anche accadere, questa volta non è accaduto. Immagazziniamo già 45 punti di utile. Cioè praticamente non abbiamo debordato, ma siamo già in larghissimo utile di 45 punti. Però questi 300 punti non ci permettono di debordare e andiamo avanti con l'ultimo centello, quindi altri 100 punti. Altra salita da 15.342 a 15.442, sale ancora il prezzo della call da 3.31 a 3.92 perché vedete il delta è 60, quindi sale di 60 punti per ogni 100 di salita, quindi da 3.31 a 3.92. E il delta cosa fa? Chiaramente scende il prezzo della put, da 87 aveva delta 21, quindi ogni 100 punti ne perde da 21 e scende a 65. E i delta cosa fanno? Si muovono, non sono fissi. Quindi il delta passa da 60 a 67, quello della call, e da 21 a 15,8, quello della put. Il DAX sarebbe ancora distante dal break even, ancora 130 punti.
investimenti, ma la posizione andrebbe in larghissimo utile. Certo, 400 punti in una seduta non sono pochi, ma in passato si è verificato, ve lo puntualizzo, nel 13% circa delle sedute. Vale a dire, in un solo giorno il DAX si è mosso di 400 punti a rialzo e o a ribasso nel 13% dei casi. Quindi non è, diciamo, proprio una vera e propria rarità. Se proviamo col calcolatore, col nostro calcolatore che ci permette di capire dove sono le greche, scaricabile dal sito per tutti gli abbonati, vediamo, questa era la posizione iniziale, questa quella d'arrivo. 15.042 quella iniziale, 15.442 quella d'arrivo, come lo vedete lì. Come vedete, il gamma passa da 6.28 a 5.69, diminuisce. Perché non è mobile? Perché è mobile, cioè perché tutti i valori sono mobili. Il delta che inizialmente avevamo quantificato in 41, vediamo che è salito, secondo la formula, a 66,6. Cioè, come si può vedere, i prezzi sono nell'area di quanto previsto con tutti i passaggi teorici che abbiamo visto prima. Ma notiamo che anche le greche non sono statiche. In ogni metodo, comunque, siamo in fondo. La testa conta quanto il metodo stesso. Ci saranno momenti di preghiera e momenti in cui andremo a imprecare. Riepilogo i tre principi fondanti del mio metodo. Non ci sono tante balle alla base del mio metodo, ce ne sono tre, però osserviamoli. 80% di probabilità di avere successo, secondo elaborazioni statistiche, non secondo altri concetti. Non rischiare in un solo trade più del 30% del capitale dedicato a questo tipo di attività. Non giustificato in un'operazione a breve, leggermente di più, un'operazione magari a 6 mesi o un anno. Mai entrare con un rischio limitato, neanche sotto tortura, a prescindere dall'utile che se ne può ricavare. In alternativa allo studio e all'impegno, si può sempre aspettare che cada la manna dal cielo, e per tutti gli altri, come sempre, c'è Mastercard. Ringrazio tutti della presenza, se qualcuno ha delle domande sono qua pronto a rispondere. Dottor Tarantini, intanto grazie mille, ha fatto un webinar veramente molto 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 completo. Io, proprio perché questo webinar ha tanto materiale, vorrei chiedere gentilmente ai nostri partecipanti quanto questo webinar è servito, cioè in percentuale secondo loro questo webinar gli è servito 20, gli è servito 80, gli è servito 60. Mi piacerebbe capire, perché, ripeto, abbiamo veramente, anzi, ha veramente fatto un gran lavoro. E quindi partirei un po' da qui, dalla comprensione di questo webinar. Spero che abbiano capito di essere stato chiaro, ecco. Certo. L'80 ci dicono, bene, questo mi fa molto molto piacere. Mamma mia. Perché lo sforzo che lei sta facendo per portare avanti tutta questa didattica è veramente tanto. Ora, io le faccio una domanda perché, qui dicono 70, quindi bene. Allora, comincio a farle invece le domande che stanno arrivando. Il broker consigliato, questo io non so, lascio a lei la risposta, dottor Tarantini. Non ho broker consigliati, non abbiamo interessenze con nessun broker. Soprattutto cercate un broker che sia sostituto d'imposta e quindi che non sia straniero, a meno che non vogliate farvi la dichiarazione dei redditi per i fatti propri, che abbia una piattaforma snella. Non abbiamo bisogno di cose particolarmente approfondite, però una piattaforma che funzioni. Non scegliete Fineco, ma non perché ho qualcosa contro Fineco, assolutamente no, anche se secondo me si dovrebbe un po' evolvere, perché credo che sia rimasto un po' da tanti anni fa, quando era leader, secondo me, in Italia. Ma non ho nulla contro Fineco, ripeto, però se voi volete fare un certo tipo di operazione, Fineco non ve lo permette. Faccio un esempio banale. Comprate una banalissima call 15.200 che scade a marzo. Volete ridurre il rischio,
e volete vendere una 15.500 call che scade a marzo, non ve lo fanno fare. Vi fanno comprare solo la 15.200. La vendita, anche se protetta, non ve la fanno fare. Allora, francamente, è inutile che uno studi il mio metodo e poi provi a operare con Fineco. Non ce la fa materialmente, perché ogni tanto spesso amo le protezioni. Ho sempre più paura di buscare che di perdere. Insomma, le protezioni fanno parte del mio metodo, quindi sarei a dire che una delle migliori in assoluto probabilmente è quella di WeBank, dove poi si tratta di vedere costi, eccetera. Però scegliete un po' quella che volete voi. Io non, né noi né io né Trading Library abbiamo interessenza in merito. Scegliete una piattaforma che vi convince e che sia snella, che sia, vi permetta di fare tutto. Bene, qui ha già risposto un altro signore che chiedeva WeBank può andare bene, ma lei ha già detto che WeBank può andare bene. Mentre ci chiedono, le opzioni sono di tipo europeo, vero? Sì, cioè praticamente le opzioni, diciamo, non siamo soggetti al ritiro anticipato, alla consegna anticipata del sottostante. Vengono liquidate come differenza, come ho mostrato non volendo in una delle ultimissime slide, come differenza fra il settlement e lo strike. Non c'è la consegna fisica di opzioni. E quindi diciamo, siamo noi a decidere quando chiudere, quando aprire le posizioni. Non ci può venire a chiamare, secondo il mio metodo, la banca per dire ehi, copri perché sei fuori. No, perché noi abbiamo già previsto tutto il rischio contemplato dall'operazione che mettiamo in piedi. Benissimo, allora vado avanti, perché allora leggendo fra le domande dei nostri partecipanti, intanto arrivano anche i complimenti, perché veramente il dottor Tarantini ha fatto un grande webinar e mi permetto di dire che per me è una grande lezione sulle opzioni e qui rispondo io a più domande che sono arrivate. La registrazione di questo webinar verrà inviata a tutti i partecipanti, anche a coloro che sono arrivati tardi, che hanno avuto altri impegni, tutti riceveranno la registrazione di questo webinar. Quindi questa lezione sulle opzioni. Ora, uno studente scrive: vorrei sapere se gli ingressi acquisto-vendita di opzioni sono solo all'inizio del mese oppure anche in altri momenti del mese. No, no, in qualsiasi momento, quando. Allora, ciò che muove le mie proposte non è l'addome, non è la pancia, non è per me sale, per me scende, perché ha parlato Greenspan, perché ha parlato Biden, perché ha parlato Powell, niente. Cioè io guardo la statistica e guardo se osservando tabelle statistiche di cui diciamo gli abbonati sono in possesso, se può venire fuori una operazione intelligente. Una volta che può venire fuori un'operazione intelligente, la vado a far giudicare dalla matrice. Se la matrice mi dice di sì, si può andare a mercato. Chiaramente dipende da quanto abbiamo già a mercato. Se abbiamo già 4, 5, 6 strutture a mercato, non è il caso di metterne un'altra, anche se la probabilità è valida. Adesso abbiamo due long strangle, la probabilità, la volatilità è scesa anche oggi. Non è escluso che in settimana ci andremo a coprire su quelle che abbiamo in piedi, ma che andremo a riaprire un altro long strangle, magari su una scadenza diversa, perché il VIX sta scendendo e prima o poi, come ho mostrato nel grafico vola calamita, prima o poi viene richiamata verso l'alto e quindi è interessante aprire un long strangle adesso. Tatticamente, quello che ho spiegato nel libro, diciamo scolasticamente, diciamo è giusto aprirlo il terzo venerdì del mese nel pomeriggio. Ciò non toglie che lo possa aprire diciamo di martedì, il 17, il giorno 20, il giorno 15, il giorno 8. Dipende quando la vola scende, perché io posso andare anche al terzo venerdì, ma se la vola è alta non posso fare nulla. Quindi le operazioni vengono fatte in qualsiasi momento.
Perfetto, quindi con questa risposta ha già risposto anche ad altri partecipanti che chiedevano più o meno la stessa cosa, se l'arco temporale è sempre di un mese, se si opera con scadenza mensile e se si opera principalmente sul DAX con opzioni mensili. Quindi No, un direi che attimo, preciso una cosa allora. Non è sì. che si opera sempre con scadenza mensile, alt. Non amo andarmi a esporre per lunghissimi periodi, perché ho visto che anche in passato, no, poi bisogna remare, si rimane troppo impegnati, magari altre strutture non si possono. Qualche volta l'ho fatto più che altro per far capire, ma a me piace più un'operazione di corto respiro. Diciamo, se compro un long strangle un mese o due. Ma le coperture, addirittura io le utilizzo, utilizzo le coperture con una scadenza settimanale, perché il theta in una scadenza settimanale è molto aggressiva. Quindi non è detto che tutte le opzioni, tutte le operazioni hanno vita un mese e mezzo. Se devo andare a impostare un Iron Condor, faccio un esempio banale, preferisco impostarlo a 6, 7, 8 giorni, 10 giorni, così soffro poco. Perfetto, quindi anche a questa domanda che chiedeva in media quante operazioni si fanno in un mese e quanto velocemente, direi che ha già No, preciso dato. ancora una volta, basta fare 156 diviso 32 mesi, cioè siamo in vita da 100, da 32 mesi, siamo partiti, abbiamo chiuso 156 strutture, più due le abbiamo aperte, quindi basta fare la divisione, in teoria un po' di più di una alla settimana, una struttura, poi chiaramente a volte si apre una struttura e la si chiude, a volte bisogna remare, bisogna proteggersi e quindi... le coperture fanno parte della stessa struttura. Non significa fare una operazione alla settimana, significa fare una struttura alla settimana con tutte le coperture necessarie. E poi abbiamo questa domanda. E per chi inizia da domani, come imposterà le cose? Come consentire una partecipazione paritaria? Allora, chi comincia da domani si legge il mio libro. Ha un costo ridicolo, ha un costo ridicolo, e quindi se lo può, se non l'ha comprato, se lo può comprare tranquillamente. Nel libro ho cercato di ridurre all'osso tutte le cose che servono, no, per capire il mio metodo. Non ho approfondito i singoli argomenti. Se voi volete conoscere le opzioni, vi comprate il libro di Fontanelli, che è un tomo alto quattro dita, dove viene spiegato tutto per filo per segno, ma non vi spiega un metodo. Non vi dice come applicarlo. È il miglior libro probabilmente in circolazione, non credo neanche in Italia, ma allargando anche l'orizzonte, però quello permette di approfondire tante cose. Nel mio ho fatto in modo che con semplicità si potesse venire a conoscenza dei concetti base che regolano l'operatività. Tutto quello che serve lì dentro c'è. Chiaramente poi bisogna svilupparlo. Quindi, ad esempio, l'abbonamento al sito permette di visionare una montagna di webinar. Ci sono tre tutorial che spiegano le opzioni, che spiegano la statistica e spiegano alcuni concetti base, diciamo in pillole, tutti e tre insieme durano un'ora. Quindi uno deve partire dal libro, leggerselo, poi assistere ai tutorial e poi ogni volta andare a vedere. Diciamo l'argomento che gli interessa, ad esempio, fra i tutorial c'è proprio il long strangle, come costruirlo, quando e perché. Poi ci sono i webinar dedicati alla copertura, interamente alla copertura. Ci sono due o tre webinar dedicati esclusivamente, anzi, forse di più di due o tre, esclusivamente al calendar. Quindi, poi, una volta che uno si è fatto le basi, che diciamo comincia a migliorare, a crescere sulle singole strutture, a capire perché e per come. Io quando propongo un'operazione, scrivo sempre un post. Il nostro non è un sito di segnali, è un sito di didattica operativa. Quindi perché propongo le operazioni? Per far capire che non è aria fritta. Quindi mi sottopongo al rischio di mercato andando a spiegare perché e per come quell'operazione è stata impostata, andando a spiegare perché e per come quell'operazione è stata corretta e andando a spiegare perché e per come. Quell'operazione va chiusa, o inutile o in perdita.
Allora, abbiamo un altro utente che chiede, per favore, può chiarire dove sul sito si trova la fotografia del portafoglio in essere? E la seconda è già comprato il Fontanis, che credetemi è un volume alto come un mattone, ma ha tutto delle opzioni. Ma il libro del dottor Tarantini è veramente un'altra cosa. Allora, questo signore dice, già comprato il Fontanis, ma come cominciamo ad operare con lei? Da che punto ci agganciamo noi neofiti? Quindi la prima chiede sul sito dove trova il portafoglio in essere e la seconda come si agganciano i neofiti al suo sistema. Allora, c'è una cartella Virtual Game che qualcuno mi ha detto, qualcuno esperto di Excel mi ha detto che non capisce come fa a stare in piedi. C'ha qualcosa come 200 fogli di lavoro dove è contenuto tutto per filo e per segno di quello che ho proposto in questa storia che sta andando avanti con Trading Library. Praticamente in ogni foglio di lavoro c'è un'operazione verso sinistra, le operazioni concluse. Quindi se uno vuole andare a vedere le operazioni concluse in precedenza, va verso sinistra. Verso destra ci sono le operazioni diciamo in essere e in più c'è un riepilogo con scritto posizione in essere, non mi ricordo neanche con precisione il nome del foglio di lavoro. Comunque sulla destra c'è posizione in essere, dove vengono riepilogate le posizioni che sono attualmente aperte, aggiornate una volta alla settimana nel weekend. Sempre verso destra ci sono altri fogli di lavoro interessanti, dove c'è la data di apertura, quando diciamo con che rischio è stata aperta quell'operazione, quando è stata chiusa, i giorni che doveva durare, i giorni che è durata, il risultato complessivo elencato per codice. Poi c'è una sorta di estratto conto, chiamiamolo bancario, dove sono riga per riga inserite tutte le operazioni, diciamo, proposte. Questi fogli sono tutti verso la destra di questa cartella Virtual Game. Diciamo, sono gli ultimi 5, 6, 7, 8 fogli, 10 fogli, non di più. Mentre invece i 170, 180 verso sinistra riguardano tutto ciò che non è più in essere. Il passato, ad esempio, quel trapezio giallino è scritto, mi sembra che si chiami 2023-80. Cosa vuol dire? Lo sviluppo del 2023 con l'80% di probabilità, e quello viene aggiornato con i dati del durante una volta alla settimana. Quindi ognuno ha la possibilità di curiosare. La cartella Virtual Game, non vi preoccupate se la pacciugate, perché la potete scaricare quante volte volete. Se volete giocarci in cima, addirittura c'è un foglio di lavoro con scritto schema base, dove voi potete provare a simulare l'acquisto di una call, l'acquisto di una put, la vendita di una call, la vendita di una put, quello che volete, e avete poi i risultati. Nelle celle di Excel ho messo una nota, passandoci sopra col mouse viene spiegato a cosa corrisponde quella cella, e quindi diciamo è una bella cartella. Ho fatto anche un webinar intero una volta dedicato all'utilizzo della cartella Virtual Game, quindi volendo uno se lo va ad ascoltare, oppure mi chiede direttamente a me tramite mail, tanto non abbiate paura di fare la domanda in più, io rispondo sempre. Ecco, quindi quella è la partenza. Poi chiaramente come fa uno a agganciarsi al sito? Tanto non facendo quello che è già in essere, ma cercando di fare le operazioni che sono ex novo, di modo seguendone magari anche una o due solo e seguendo solo quelle. Ogni operazione ha un suo codice, per esempio l'ultima che abbiamo in piedi è LS158, che LS sta per Long Strangle, la numero dell'operazione è la 158, quindi quando scrivo un post faccio sempre riferimento a questo codice. Se io so di avere in piedi l'LS158, quando mi appare quel codice vado a leggere interessato il post e vedo delle spiegazioni, che a volte non sono neanche operative, sono semplicemente esplicative. Chiaramente bisogna partire dalle cose semplici, senza fare il passo più lungo della gamba, senza rischiare quello che non si può rischiare. Se qualcuno mi dice che vuol cominciare con 5.000 euro, lasci perdere. Perché poi, se per caso la prima operazione o la seconda operazione vanno male, come ci è realmente accaduto, poi magari sembra quasi che il metodo non funziona.
bisogna avere un capitale adeguato. Non dico che servono 50.000 euro, ma 5.000 euro lo lascio dire solo a dei venditori di pentole. Ecco, io credo che siano troppo pochi per impostare un'operazione in derivati, specialmente, come dice qualcuno, se si fa anche qualche operazione ai limiti del lecito. Ecco. Bene. Spero di aver risposto. Sì, e tra l'altro ringrazio il signore che diceva che ha preso il Fontanis, perché mi ha detto ho comprato anche il Tarantini, ed era il signore appunto che chiedeva come agganciarsi. Ecco, allora poi abbiamo delle domande che chiedono come funziona l'abbonamento. Allora, prima di passare la parola dottor Tarantini, io vorrei precisare questa cosa. L'abbonamento è veramente un percorso didattico. Questa è una cosa che comunque ci tengo proprio a dire, perché voi sapete, la maggior parte di voi sicuramente ha già visto cosa costano i corsi in opzione. I corsi in opzione durano un giorno, massimo 2 giorni, e poi ognuno a casa propria. L'abbonamento di strategieinopzioni.it è un percorso didattico, intendo dire, quasi quotidiano. Ok, e io con il dottor Tarantini più volte ci siamo soffermati su questo punto del prezzo. Abbiamo sempre cercato di utilizzare un prezzo che sia giusto, giusto perché stiamo parlando di un anno di lavoro. Quindi, allora, 6 mesi costa in totale, IVA compresa, costa 499 euro, che vuol dire quasi 4 euro al giorno. Un anno costa 799 euro, che vuol dire quasi 3 euro al giorno. Allora, per avere tutto il materiale didattico che prepara il dottor Tarantini, 3 euro al giorno vi assicuro che non bastano. Ma ve lo assicuro davvero, lavoro in Trading Library da sempre, l'ho fondata, conosco cosa costano i corsi in giro, conosco cosa costano gli autori. Quindi questa è una cosa che mi sento di dire con molta, molta enfasi. E adesso invece lascio a lei, dottor Tarantini, la spiegazione di come funziona l'abbonamento. Allora, l'abbonamento dà diritto a una montagna di cose, diciamo, quasi indicibile. Allora, tanto facciamo 2 webinar al mese dedicati agli abbonati, a volte se ne fa uno, ad agosto ad esempio se ne fa uno, oppure come in questo caso, diciamo, ma sono casi sporadici, questo è free, però bene o male si rinverdisce un po' quello che abbiamo imparato con alcune spiegazioni. Poi ogni volta che propongo, che identifico una proposta di un'operazione, che la modifico e la vogliamo modificare, e che la vogliamo concludere, scrivo un post esplicativo con tabelle, grafici, numeri, perché, per come, statistiche che magari non sono scaricabili dal sito. Ecco, e in questo percorso, l'abbonato deve, non dico può, deve crescere per forza, perché io mi sono reso disponibile a rispondere a tutti in qualsiasi forma. Ecco, non per telefono, se non casi rarissimi, perché se no divento matto col telefono. Però per email oppure tramite il sito di Trading Library rispondo sempre. Anzi, suggerisco di fare le domande, perché è meglio far la figura di essere rimbambito, magari come sarò io, ecco, eccetera, fare una domanda 2 volte e avere poi una chiarezza, piuttosto che far finta di aver capito e fare dei danni dopo, perché si mettono in pratica nozioni che non si è capito. Quindi sono disponibile a far sviluppare il percorso un pezzo alla volta, e mi rendo conto che se qualcuno non ha mai sentito parlare di opzioni e si avvicina alle opzioni, non posso dirgli, come dice qualcuno, 5.000 euro diventi ricco, cioè facendo un'ora al mese, ma mi verrebbe da dire una parolaccia, ma non la dico, ecco. Cioè, non secondo è così. Lei, scusi, la interrompo un secondo perché è arrivata una domanda. Secondo lei qual è il capitale giusto minimo necessario? Il capitale giusto minimo necessario è quello che uno ha a disposizione, cioè vuol dire, non vi suggerisco di mettere a disposizione 100.000 euro se non potete fare nulla, ma con 5.000 euro non potete fare nulla. E faccio un esempio pratico: se io oggi devo impostare uno strangle, un long strangle anche tipido,
e rischio di spendere 1.800-2.000 euro. Quindi già al 20% del mio, mettiamo che ne ho investiti 10.000, del mio capitale disponibile. Voglio fare un'altra struttura da altri 1.500-2.000 euro, la posso fare. Se ne faccio una terza, sono già a investire più del 50% del mio portafoglio. Se ne ho 5.000, non ce la faccio. Cioè, non riuscirei solo ad accogliere, diciamo, una o due proposte, non di più. E quindi magari a non seguire bene, ecco. Quindi non serve un capitale enorme. Tenete presente che il sito si muove con una media di 2 lotti, quindi riducendo a 1, ed è partito con un capitale di 30.000 euro nominali. Ma come avete visto dai vari grafici, ne investe mediamente meno del 50%, con 2 lotti. Se io taglio tutto a 2, praticamente posso seguire con un capitale superiore a 10.000 euro praticamente tutta l'operatività, con calma e con i piedi di piombo, perché sono sempre 10.000 euro, non possiamo giocarceli, fra virgolette. Se io ne dedico 30.000, non significa che devo fare più volumi, semplicemente ho più tranquillità per fare le operazioni con maggior calma. Ecco, non significa che se ne ho 10 ne investo 5, se ne ho 30 ne investo 15. Non è così. Posso magari partire con una somma superiore e fare un solo lotto ad operazione, mentre invece la media del sito, per dare un po' più congruità, è 2. Ecco. Però non voglio sottovalutare affermazioni che ho sentito anche in contesti importanti, dove qualcuno viene a dire che con 5.000 euro uno fa numeri da mago. No, non è così, lasciate perdere. O perlomeno, se avete pochi quattrini, seguite, sì, ma paper, cioè non fate nulla finché non avete imparato, cioè mesi a imparare. Roma non l'ha fatta in un giorno, è vero, ma con poco impegno non si va da nessuna parte. Non dico che servano delle ore al giorno, ma serve un impegno, insomma, a sviluppare. Tenete presente che sia nel libro che nei post io evito tutte quelle scemate, quelle cose che secondo me sono fuffa e che non servono alla quotidianità, non servono a sviluppare un metodo. Quindi, grazie all'esperienza accumulata, anche negativa, nel corso di decenni e decenni, no? E quelle cose ve le evito, quindi avete già tutto il materiale abbastanza pulito, cioè di facile, diciamo così, consultazione. Ci vuole l'impegno, quello sì, e si parte dall'ABC. Cioè, non posso pensare di andare in un campo sportivo e giocare subito in Serie A, e magari prima dovrò cominciare dai dilettanti. Ecco, e questa è la stessa cosa. Cioè, piano piano, però chiunque è in grado di arrivare al risultato, chiunque, cioè, se ha volontà. Quindi ci chiedono 30.000 euro in un porto ragionevole, 30.000 euro è la cifra che poi strategicamente... Sì, ce ne avanza, sì, a voglia. Esatto. E ci chiedono, con 50.000 euro si può lavorare su 2 lotti, e anche questa è sicuramente sufficiente. Quindi, riportandoci su strategieinopzioni.it, il metodo che lei con tanta pazienza porta avanti con tutti i nostri utenti, devo dire che sta dando veramente una didattica proficua, ok? Operativa e proficua, perché uno può controllare in qualsiasi momento. Ripeto, ci sono 2 possibilità di abbonamento, una annuale, una semestrale. Il costo è meno di 3 euro nel caso dell'abbonamento annuale, meno di 4 euro nel caso dell'abbonamento semestrale al giorno, quindi una cosa che è assolutamente ragionevole rispetto alla quantità di materiale didattico che avrete a disposizione sul sito strategieinopzioni.it. Poi vi manderemo tutte le informazioni insieme alla registrazione del webinar, quindi troverete tutto. Mi auguro che sia stato veramente per voi piacevole stare qui in nostra compagnia questa sera. È stato un webinar anche parecchio lungo, dottor Tarantini. Devo dire, una grande lezione. Strano. Quindi no, le posso chiedere una cosa, ma non andava a dire nulla su marzo, su...
Io ero qua che l'aspettavo, aspettavo il suo assist. Allora, noi stiamo preparando un evento dal vivo, lo stiamo preparando e siamo, sarà Milano la location, poi vi manderemo tutte le informazioni naturalmente, sarà a marzo. Sarà il 17 marzo, quindi preparatevi perché è un evento free, gratuito, un incontro col dottor Tarantini e con noi ci sarà Corrado Rondelli, che probabilmente molti di voi già conoscono, che è un analista, soprattutto è l'esperto italiano dell'indicatore Cimoco. Quindi sarà un grande evento, stiamo preparando una cosa molto bella, una didattica molto importante, quindi voi lo sapete questa sera in anteprima, ma poi vi manderemo tutte le indicazioni. Insomma, me l'ha tirata fuori dai denti, io volevo... Ma anzi, dico, uno degli ultimi che mi ha fatto la domanda, ecco, è trovarsi quella giornata libera per venire a Milano in quelle ore, secondo me fa una corsa non da ridere, perché lì chiaramente con delle ore dal vivo svilupperemo tanti concetti che inevitabilmente in un'oretta di webinar si possono fare, sì, però non è che si possa fare poi fare dei miracoli. È così, intanto ringrazio anche Sante che ha detto grazie, anche la dottoressa Boso, io ringrazio molto tutti voi che siete stati questa sera con noi e faremo un grande evento a Milano, spero di avervi con noi poi tutti a Milano. Grazie ancora dottor Tarantini, se non ci sono altre domande, buonasera a tutti anche da parte mia allora.